Buonasera, benvenuti a questo incontro informale, un incontro, una chiacchierata con alcuni amici, poi approfondiremo la conoscenza di Ischia Reporter Tele Ischia in questo speciale che vogliamo dedicare a Ischia, terra di missione, Ischia, terra di frontiera in qualche modo, ma Ischia soprattutto capace di esprimere una grande generosità, un grande amore verso le persone, i popoli, le realtà più bisognose della nostra. Incontriamo due sacerdoti, due missionari, due italiani che hanno speso la loro vita in missione a favore, al servizio dei più bisognosi, al servizio del Vangelo, lo possiamo dire, perché perché purtroppo ultimamente anche questo sta diventando un po' imbarazzante, quasi abbiamo timore di chiamare le cose col loro nome. Si tratta di padre Benito Di Pietro, che è stato per oltre 50 anni in Amazzonia, e di padre Franco Cumbo, che invece ancora oggi, 40 anni. Da 40 anni però, diciamo, non si è ancora chiuso il bilancio, sì, perché è ancora presente, sì, sì, a Hong Kong e comunque in Oriente, in Cina, una terra, in Cina, una comunque terra anche ricca di fascino, di difficoltà, e ci racconterete, sì, tutta la vostra esperienza. Iniziamo da padre Benito. La prima domanda: voi siete missionari del PIME, sì, questo istituto, ecco, perché proprio il PIME avete scelto e il carisma di questa nobile istituzione diffusa in tutto il mondo, però magari non tutti conoscono l'importanza, anche diciamo la diffusione di questa bellissima realtà. Dunque, sul PIME. Il PIME, io il PIME l'ho conosciuto nel seminario diocesano, poi regionale di Teramo e Chieti. Perché venivano i padri, è tutta una questione di spiegare, sono i padri missionari che vanno nei seminari regionali a dare la testimonianza loro. Ecco, io ho cominciato a Teramo. A Teramo venivano da Sulmona i comboniani e ci parlavano dall'Africa, dei leoni, eccetera, eccetera. Poi sono passato, lì ho avuto un po' di idea così delle missioni, Poi sono passato al seminario regionale di Chieti e lì sono arrivato alcuni padri che fanno parte di quella, di quel movimento, di quella disposizione di andare nei seminari regionali, seminari maggiori, a dare la loro testimonianza. Quelle di Teramo era facile perché sul Mona, assumono ci sono i componiali che venivano a Teramo pure, quindi, ma non era così un'istituzione nazionale. E allora, perché padre Benito ha fatto riferimento ai comboniani? Ecco, vogliamo spendere qualche parola su Comboni, cioè sull'importanza di questo santo? Cioè, qual è il legame che c'è? Qual è il fascino di questo personaggio? Perché vi ha conquistato? Dunque, lui veniva lì e ci parlava. Quindi ci tu l'hai conosciuto? Sì, conosciuto i padri, no? Sì. No, con buone. No, allora, venivano lì i padri, una volta un altro, e portavano diapositive, slides, proiettavano, facevano commenti e raccontavano un po' avventure vere o finte della missione in Africa, perché Comboni, che è di qui italiano, ha fondato una congregazione di comboniani missionari per l'Africa, e quindi
loro dedicavano la vita soltanto all'Africa, adesso anche in Brasile, in America Latina, altrove, specialmente dove ci sono i negri, ma non so bene, non posso parlare molto della congregazione, capito? Sì. Ecco, perciò in questi comuniali che stavano a Suvole vicino Teramo, venivano in seminario a parlarci delle missioni. Ecco, invece cosa vuole aggiungere? Cosa vuole aggiungere Padre Franco su questo? Ma tornando all'inizio della domanda, cioè sul PIME, come mai Sì. siamo arrivati al PIME? Intanto il PIME è un istituto missionario che è sorto nel 1850 e era l'idea di questo istituto era proprio di raccogliere sacerdoti o giovani che volessero dedicarsi alle missioni al di fuori dell'Italia, perché a quel tempo c'erano solo religiosi che andavano, quindi raccogliere preti diocesani oppure laici che volessero dedicarsi alle missioni. E quindi questa è stata un po' l'origine del PIME, Pontificio Istituto per le Missioni Estere, che raccoglieva appunto, è sorto in Lombardia, poi dalla Lombardia si è unito un altro che era già sorto a Roma e hanno messo insieme quello di Roma e quello di Milano e hanno fatto questo istituto missionario. Come io sono arrivato al PIME? Molto casualmente, proprio avevo finito la scuola elementare e mi è stata fatta la proposta di andare in collegio. Il collegio dopo, io collegio, mio padre mi ha detto vuoi andare? Ma io dico, che devo fare? Ma no, vai lì, studi, poi, ma per me, dico, però non mi piace fare il prete. Ah, fa niente, vai lì, poi vediamo, poi vediamo. Era un po' l'idea di allora, no? Negli anni 60, 50, 50, 60, si andavano in collegio per studiare. E così io sono andato in questo seminario del PIME, che era a Ducenta, in provincia di Caserta. Io sono partito dalla Sicilia, da Agrigento, Aragona, il mio paese, dice Castello Aragonese, io sono di Aragona, della Sicilia. E mio padre mi ha accompagnato e ho iniziato lì. Ecco, questa è stata la partenza, senza sapere né chi erano i missionari né cosa fosse il PIME né niente. Però, essendo vivendo insieme il primo anno, mi ha un po' cambiato, un po', anche se piccolo, però la testimonianza di tanti missionari che insegnavano a noi in seminario, erano tutti i padri che insegnavano le diverse materie scolastiche. E poi la testimonianza dei missionari che tornavano dalle missioni, passavano e raccontavano. Ecco, queste testimonianze mi hanno subito trasformato. Devo dire perché dopo un anno che sono rimasto lì, vado a casa in vacanza e poi dico, mamma, sai che mi piace fare il prete. Non solo voglio fare il prete, voglio fare il missionario. E mia mamma è rimasta subito, vuoi fare il missionario? Cosa vuol dire missionario? E dico, quelli che vanno in giro, vanno lontano per far conoscere Gesù agli altri, lontano. No, 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 tu vuoi fare il prete qui nella nostra zona, nella nostra diocesi. E vabbè, e così e siamo partiti. Ogni anno c'era la lotta tra me e la papà, la mamma e il familiare perché dice, vuoi fare il prete? Tutti contenti, ma fallo qui, non andare lì. E così ho continuato il mio curriculum di seminario. Ecco, lei ha parlato di un giro che ha fatto, che è partito dal suo paese di origine, ha sicuramente vissuto tante tappe interessanti. Ecco, dopo aver chiuso questo giro di perlustrazione poi intorno al mondo, possiamo dire, ecco, la sua valutazione sul cristianesimo, perché certamente l'approccio che un missionario ha in realtà lontane dalla nostra, come la Cina, l'Amazzonia, che è un approccio certamente all'insegna dell'incognito, no? E ci troviamo di fronte a realtà come i primi apostoli, ecco, affrontavano la prima evangelizzazione. Tornati a casa, nel nostro occidente sazio e disperato, come si suol dire, con un cristianesimo stanco, anche alle prese con tanta confusione, una società che più che liquida, molti definiscono ormai liquefazione, senza punti di riferimento, eccetera. Qual è la sua valutazione rispetto anche a tutto quello che dovrebbe rappresentare la cristianità, che ormai sembra al tramonto addirittura?
Ma io non vorrei essere pessimista, io cerco di guardare il meglio che si può trovare in noi, nella società e anche nella Chiesa. È chiaro che io qualche volta dicevo a qualcuno che la Chiesa è nata male, nel senso che Gesù ha scelto persone molto semplici, deboli, ignoranti, e da lì è partita la Chiesa. Quindi non possiamo aspettarci una Chiesa perfetta, perché non lo è mai stata, e neanche adesso lo è. Però è una Chiesa in cammino, è una Chiesa che dà una testimonianza continua, volta per volta, e naturalmente si trova questa impressione che la Chiesa stia quasi liquefandosi. Io non la vedo in questo modo, nel senso che prima di tutto sappiamo che c'è uno spirito santo che lavora e che continua a manovrare, diciamo, per un termine brutto, continua a guidare la sua Chiesa. A noi fa impressione questi alti e bassi che ci sono, questi peccati che vengono fuori, che sono venuti fuori anche ultimamente, e dobbiamo riconoscere, ma questo non vuol dire che la Chiesa sta finendo, è un risveglio, è un ricominciare da capo. Io ho visto che anche quando torno a casa ci sono sempre delle persone molto dedicate, molto impegnate per il lavoro missionario. E io dico a loro, il lavoro che io faccio di là è come la lunga mano, ecco, è il lavoro che facciamo insieme. Voi da qui pregate, sostenete, aiutate in tanti modi, e io lì faccio quello che voi non potete fare perché siete a casa. Ecco. Ma siamo un po' tutti impegnati in questo lavoro. Quindi io vedo che c'è, nonostante tutto, nonostante le impressioni poco buone che si possono avere, c'è una forza nuova anche che continua a sorgere. Muoiono certe istituzioni, muoiono certi gruppi, ma ne sorgono di nuovi. E quindi è una Chiesa viva, viva, che riconosce i suoi peccati, riconosce le sue debolezze, però va avanti. E io, questo è, per me è incoraggiante, perché anche nelle missioni abbiamo... Anche a Hong Kong abbiamo ogni anno più di 3.000 nuovi battezzati, adulti. Adesso per Pasqua ci saranno più oltre 3.000 nuovi battezzati che si preparano e entrano nella Chiesa per dare anche loro una testimonianza cristiana, una testimonianza a Gesù Cristo che hanno conosciuto nella loro vita. Ecco, quindi, non so, io ho fatto quasi 40 anni a Hong Kong adesso, da 72, appena ordinato sono partito subito e poi sono ritornato per un po' di vacanze ogni tanto. Quindi adesso continuo il mio lavoro lì, ritorno fra qualche mese, continuo il mio lavoro cercando di fare la mia testimonianza assieme a loro, assieme a quelli che sono già cristiani, e cercando di... noi non ci limitiamo, come missionari non ci limitiamo soltanto a quelli già battezzati o già inseriti nella parrocchia, eccetera, ma soprattutto miriamo a quelli che sono ancora non cristiani, attraverso i cristiani stessi. Molte volte sono i loro familiari, perché in una famiglia c'è uno che è cattolico, un altro che magari è protestante, e poi ci sono altri buddisti nella famiglia stessa. Allora sono loro stessi che magari in famiglia, la testimonianza che loro danno, che tirano dentro, trascinano questi familiari e fanno conoscere la Chiesa, il Vangelo, Gesù Cristo. Come pure nelle scuole, tante scuole sono, le scuole sono aperte a tutti, le scuole cattoliche, ma la maggioranza sono non cattolici, e attraverso la scuola, attraverso l'insegnamento che si fa nelle scuole, si raggiungono tante persone che non hanno avuto la possibilità di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo, hanno un'infarinatura molto larga, però direi così, magari gente che ritorna dopo 10 anni perché ha studiato nella scuola cattolica e dopo ritorna, dice, ma chi ti ha portato qui? Ma dice, io 10-20 anni fa ho studiato nella scuola cattolica e ho guardato, ho studiato, ho osservato e adesso mi sento di tornare per iniziare un corso di catechesi. Immagino che la realtà dell'Amazzonia sia molto diversa. Perché diciamo, le necessità, le esigenze, le urgenze di quelle popolazioni forse sono diciamo, quasi agli antipodi rispetto a realtà forse più economicamente avanzate. Ecco, Padre Benito non ha tolto la giacca perché è abituato
ad altri climi, no? Al caldo, a passeggiare con... Ecco, ricordi, perché so che tu stai approcciando addirittura la tua biografia, speriamo di vederla, ci dobbiamo riuscire, le tue memorie. Ecco, la prima volta che sei stato in Amazzonia, l'approccio, non so, il caldo, la gente particolare, e poi quali sono state le prime azioni, perché tu sei stato insignito anche di alcune cittadinanze onorarie, se ho capito bene, perché hai aperto scuole, chiese, eccetera, ma le prime urgenze, appena arrivati in Amazzonia, quali sono state? Quando sei arrivato in Amazzonia? Dunque, io volevo riprendere, di allacciarmi lì alla storia dei missionari che venivano nei seminari a fare le loro testimonianze. E io ho avuto un colloquio molto grande, molto continuo, con padre Ghetto, che veniva a Chieti, sì, il padre Campanella e il padre Carbone. Quindi lì è maturata la vocazione missionaria. Poi io mi dicevo, la diocesi di Teramo ci sono tanti preti che basta toccare la campanella, arrivano solo 10-15 preti lì della chiesa. Dico, ma perché rimanere qui quando nel mondo ha bisogno di missionari, ha bisogno di testimoni del Vangelo, eccetera, eccetera. E quindi io poi sono passato al seminario di Chieti, sono chiesto a Pime di entrare nel Pime, il Pime mi ha accettato. Ho fatto il noviziato, come si costuma fare, e poi ho fatto la teologia. Sono rimasto 4 anni a Ducenda a fare l'insegnante, il propagandista vocazionale, eccetera, eccetera. E finalmente mi hanno mandato in missione, perché se non mi mandavano in missione me ne andavo. Io sono venuto qui per stare in missione e sto chiuso in questo seminario. E quindi sono andato in missione e loro mi hanno destinato Parintins, che nel centro dell'Amazzonia, l'Amazzonia brasiliana però, è Parintins, è un'isola grande che adesso ha più di 100.000 abitanti, ma a quel tempo ce l'aveva una ventina di mila a quel tempo. Io non conoscevo nessuno, neanche il vescovo, non conoscevo niente, e quindi siamo andati in nave a Macapá. Che è la capitale dell'Amapá, è uno stato del Brasile. Di lì poi, di Teco Teco, con un pilota di Kennedy, e l'aereo della diocesi di Macapá, sono andato a Parintins, andando sulla foresta, domandava, ma dove sono le case? E dicevo, lui faceva cenno, perché se parlava inglese, qualche parola io la sapevo, e lui diceva che non c'erano case. E non racconto tutta l'avventura che abbiamo fatto, perché veramente è stata avventurosa, sopra la foresta, andando fino al centro dell'Amazzonia. Va bene, arrivato là e sono andato lì, ho studiato, il vescovo mi ha mandato a Manaus a studiare con alcuni insegnanti, c'era una insegnante negra che si chiamava Francesca, e poi c'era qualcun altro che dava scuole di storia del Brasile, la lingua, insomma, così è andato avanti, accorciamo un po', ecco. E quindi dopo ritorno a Parintins, il vescovo mi dice, e allora, dove vuoi andare tu? Dico, dove vuoi andare? Io sono venuto qui senza saperlo. Dove voglio andare? E lei, il vescovo, mi manda e cerca una grande figura, poeta, scrittore, musicista, eccetera, eccetera, cerca Arcangelo. E allora, dice, beh, allora tu, se vuoi, io ti indico di andare a Nyamundá, un'altra isola più piccola, sul fiume Nyamundá. Ecco, e lì c'erano, sì e no, 250 persone. Ma non vai solo, vai con Gabriele Modica, che sta con noi a Lecco. Lecco è un centro del Pime che ospita i sacerdoti. C'è una casa. Lecco, noi siamo in una Io sono in una casa, in quella casa. Adesso la mia età mi hanno fissato l'anche, perché la missione è chiusa, è finita. Si è fatto quello che si doveva fare, si è formata la chiesa locale,
dalla prelatura si è passata a prelazia, alla diocesi, la diocesi è completa, ci sono tanti sacerdoti diocesani che noi siamo d'avanzo e quindi ce ne sono rimasti tre. Vi dovete anche un po' riposare, no? Un po' di riposo, non c'è mai il riposo. Ma che è il riposo? Io non capisco che facciamo il riposo. Il riposo è lavorare, è lavorare. Facciamo solo le terre. Allora, quindi dice, ma non tu non vai da solo, vai con padre Gabriele Modica. Perché lui va là e ritorna qui. Adesso se tu vai con lui, rimanete là nella missione, in quell'isola, e siete in due. In due vi aiutate. E quindi io ho fatto la prima esperienza nell'isola di Nyamunda. Però io chiesi al vescovo che io dove andavo rimanesse qualche anno, 8-10 anni, perché io, secondo gli studi fatti, secondo eccetera eccetera, secondo la mia testa, volevo un tempo di programmare un lavoro missionario nel luogo, non è che fare saltimbanchi, tappabuchi, capito? Io volevo quello, perché è così, no. Tu non ti preoccupare, tu vai là, e ci sono rimasti 17 anni, 17 anni, a Nyamunda. Cosa si è fatto? Cosa hai trovato a Nyamunda? Nell'isola ci stavano quelle 250 persone, non c'era una famiglia in piedi. Le donne avevano figli di quelli che passavano lì. Passava un muratore, un muratore importante, allora accalappiavo per avere un figlio con un muratore. E così via, non racconto i dettagli, no? E così lì si è lavorato con questa gente, ma così in amicizia. Io ho cercato di introdurmi con la gente come se fosse uno di loro, nel mangiare, nel bere, nel vivere, nel vestire, nell'andare, nel parlare. E ho dovuto abbassare poco lo studio del portoghese che ho fatto a Manaus, che è uno studio letterario, fatto scolastico. Ho dovuto imparare anche le parole, per esempio, per dire la bara, chiamo cachon. E io non lo sapevo, ma lì non me l'avevano detto a Manaus. E altre cose, adesso, ecco. Quindi mi sono adattato a livello culturale della gente. E mi sentivo uno di loro. Andavo in casa, li visitavo, venivano loro a casa, la casa era aperta, non era chiusa, anche perché non c'era come chiuderla. E questa è stata tutta la vita, è stato così, tutta la vita. Io ho cercato di identificarmi con la gente del luogo. Ecco, l'identificazione presumo che sia, diciamo, uno sforzo che accomuna un po' tutti i missionari. Sì, penso che la prima cosa è appunto immergersi nell'ambiente in cui si va, quindi in questa nuova cultura, può essere brasiliana, può essere anche quella cinese. Quindi noi, per esempio, arrivati sul posto di missione, per il cinese i primi 2 anni sono dedicati esclusivamente alla lingua, che non è solo la lingua parlata, ma un po' lo studio anche della cultura, della storia di questo grande paese. E la lingua è una delle difficoltà più grosse che uno incontra, un europeo, un occidentale incontra quando arriva in Cina, quindi deve impegnarsi bene a studiarla e dopo 2 anni non è che si sa bene, si mettono le basi per poi continuare a studiare e imparare. Ecco, però diciamolo chiaramente, ci sono delle differenze culturali, filosofiche, religiose, sì, profondissime. Sì. Ecco, come si fa a proporre, per esempio, padre Benito faceva riferimento alla famiglia, al concetto di famiglia, che è profondamente diverso, oppure, non so, il concetto di vita eterna, sì, l'idea della reincarnazione presente in alcuni. Ecco, come si fa? La testimonianza sì, indubbiamente è importante, l'educazione è importante, però come si fa a far rivoluzionare il loro modo di pensare? È possibile? Quali sono i risultati? Cioè,
Il risultato è dovuto al fatto che i frutti del Vangelo sono, tra virgolette, superiori, o c'è un'altra ricetta? Si va un po' a diversi livelli, diciamo. La testimonianza, che non è solo, sì, è importante nella nostra vita, ma il modo come ci si relaziona con gli altri. Naturalmente io arrivo, non sono il primo arrivato, quindi c'è tutta una storia, una tradizione già prima di me, già dal 1500 il cristianesimo è già cominciato, Matteo Ricci è stato uno dei promotori, uno dei grandi missionari, e adesso stanno facendo anche la causa di beatificazione del Matteo Ricci. Quindi c'è già un precedente, c'è già qualcosa che noi ci inseriamo in questo corso, in questa storia, e cerchiamo di portare avanti un pochino quella che sembra l'idea più consona, più adatta al momento. Quindi portiamo avanti questo discorso. Presentiamo il Vangelo, si presenta nelle scuole, si presenta nelle parrocchie, si presenta a livello caritativo, per sia la Caritas che lavora molto bene, però si presenta, appunto, la testimonianza dei gruppi caritativi come la Caritas attira addirittura a Hong Kong. C'erano i cosiddetti cristiani del riso, perché tutti i fuoriusciti dopo la rivoluzione in Cina degli anni 60, 50, 60, molta gente che veniva fuori, scappava dalla Cina, arrivava a Hong Kong e la Chiesa li accoglieva. E li accoglieva dando anche qualcosa, soprattutto qualcosa da mangiare, perché non avevano niente. Quindi i cristiani del riso sono stati avvicinati proprio con così, praticamente, perché ricevevano qualcosa da mangiare. E dopo, un po' alla volta, sai, la gente che seguiva Gesù perché moltiplicava i pani e prendeva così. E la Chiesa, dando anche questi mezzi molto semplici e necessari, attirava anche queste persone. Cioè, vedere, è un'istituzione che aiuta, un'istituzione che ha un senso, che senza ricevere niente da noi ci dà qualcosa, ci dà tanto. E quindi da lì poi si parte. Cos'è questa Chiesa? Chi sono questi missionari? E quindi l'interesse parte da lì, e da lì poi si comincia a studiare. Quindi la famosa forza di attrazione, no? Di cui si parla tanto, cioè il presentare il Vangelo non in modo pratico, esatto, non semplice proselitismo, ma attraverso, appunto, l'attrazione, la forza, la capacità di, ecco, di vivere concretamente quello che poi si predica, spesso solo verbalmente. Ecco, una domanda un po' provocatoria, ne parlavamo prima a microfoni spenti, a proposito dell'attualità cinese, attualità anche ecclesiale, cioè provo a sintetizzare, lei poi mi correggerà se sbaglio qualche dettaglio. Ecco, fino a qualche tempo fa, ancora oggi, in Cina ci sono sostanzialmente due chiese cattoliche, una chiesa cattolica che fino a qualche tempo fa era considerata fedele al Papa e considerata clandestina, comunque perseguitata, ci sono stati anche cardinali che hanno veramente pagato duramente questa loro fedeltà a Roma, e c'è una chiesa cosiddetta ufficiale vicina al partito, al governo, eccetera. Di recente ci sono state un po' di polemiche sui nuovi accordi che la Santa Sede avrebbe intavolato con il governo cinese. Ecco, la sua opinione, se ci sono difficoltà, ecco, perché poi c'è tutta la storia particolare di Hong Kong che adesso, insomma, la storia difficile anche da sintetizzare. Ecco, la sua opinione su questo. Sì, c'è da dire anche che la Cina, probabilmente molti non ricordano, non sanno che ha dato tanti martiri alla Chiesa. Esatto. Tra cui alcuni anche dei nostri, c'è Alessandro Alberico Crescitelli ed altri. E quindi è stato un lavoro continuo che la Chiesa ha fatto in Cina per tantissimi anni. Pensa che quella di Pime, noi avevamo quattro diocesi all'interno della Cina prima del rito del comunismo, quando ha mandato via tutti, ecco, quattro diocesi. E poi alcune sono rimaste a Hong Kong, altre poi sono andate in Brasile o in altri paesi. E la problematica della Chiesa in Cina dopo l'avvento del comunismo
è stato inizialmente veramente un grosso problema, perché la chiesa è sotto e sopra, la chiesa sotterranea clandestina e la chiesa ufficiale, ha dovuto lottare, ha dovuto attraversare proprio diverse difficoltà e ha sofferto tanto, ecco, possiamo dire. Adesso, ultimamente, perché alcuni si ritenevano proprio fedeli al Papa, essere fedeli a Gesù Cristo vuol dire fedeli al Papa, altri per motivi diversi hanno accettato alcune condizioni che il governo metteva e quindi hanno ceduto, direi, alcune cose, hanno fatto dei compromessi col governo per poter sopravvivere, non solo personalmente, ma anche per poter far sopravvivere la Chiesa, direi istituzionale, la struttura della Chiesa. E adesso, ultimamente, dopo tanti anni di colloqui e di interventi anche a livello alto, sono riuscito ad avere questo accordo. È un accordo che è stato criticato, ancora adesso molti lo vedono, molti non lo vedono. Io personalmente penso che sia un passo avanti che si è fatto. Non è una cosa, un passo completo, direi, oppure soddisfacente per tutti, ma è un primo passo. E su questo vedo che il Papa, per esempio, lui con l'amicizia, col suo modo di fare, col carattere così, cerca di avvicinare il più possibile e magari di cedere su alcune cose che non sono essenziali, però tenendo presente quella che è la dottrina, quelle che sono le parti importanti, cercare di possibilmente di riuscire a trovare un accordo. Non dimentichiamo comunque, guardando la nostra storia europea, quello che è successo nel 1700-1800, quando gli imperatori invadevano il potere temporale, come pure il Papa invadeva gli imperatori che invadevano il potere religioso della Chiesa e i papi che magari erano anche capi temporali. Cioè, è stato quando un governo direi dittatoriale, vuole tenere tutto sotto controllo, Allora, è successo che alcuni di questi, il governo cinese inizialmente negava assolutamente la religione perché è un oppio dei popoli, poi l'ha cominciato a fare un passo avanti, tolleriamo perché la gente lo vuole e perché la gente lo richiede, quindi per così, pro bono pacis, si diceva una volta, lasciamoli andare. Dopo un po' alla volta ha ceduto e ha ridato indietro i locali che aveva preso dalla Chiesa, aveva usurpato tante chiese, tanti locali, ha cominciato a ridarli indietro, anche i soldi per riparare e ricostruire le chiese. E così, è stato un cammino lungo, sono oltre 50 anni che si sta facendo questo cammino. E adesso la situazione in cui ci si trova è che naturalmente il governo dice: io vi lascio più libertà, vi faccio camminare, però dovete stare sotto di me. Il Papa è a Roma, il Papa è l'imperialista dell'Ovest, la Chiesa qui è sotto, deve essere sotto il mio controllo. Ecco. E quindi questo è stato un po' ancora adesso il principio, cioè un governo così non può lasciare libertà di azione e assoluta libertà di fare quello che la Chiesa potrebbe o vorrebbe fare, quindi deve essere invece controllato. E allora è controllato probabilmente anche nella elezione dei vescovi. È chiaro che il governo propende a scegliere persone che siano più dalla sua parte, che siano che appoggino un po' anche l'idea che ha il governo e non vada tanto alla parte pastorale o che la Chiesa ha bisogno per la cura dei propri fedeli. E quindi adesso c'è questo accordo, e questo accordo che dovrebbe ha messo un pochino di un po' di pace, ma è una cosa provvisoria perché bisogna andare avanti, non si può lasciare le cose così, sono ancora un po' in sospeso, in attesa che migliorino e che si possa fare qualche altra cosa.
molto chiaro e poi simpaticamente faccio notare come dopo tanti anni a Hong Kong e in Cina il suo italiano risente un po' Sì, un anche il po'. suo modo, non so, la sua espressione del viso, il suo modo, forse ecco, si familiarizza al punto tale da Sì, dicono assumere. che pure stati lì, Persino io lo sì, stavo per stanno. dire, lo stavo per dire. Ma. Padre Benito, invece stavamo parlando delle difficoltà. Lei ha parlato, tu hai parlato di questi viaggi da un'isola all'altra, ma gli spostamenti possono durare molte ore, se non giorni. La realtà è molto diversa. Ancora oggi ci sono diciamo, tante difficoltà in Amazzonia, ma i passi avanti sono stati fatti. Mi raccontavi una volta di quando passavi sulla barchetta per annunciare l'arrivo del parroco, perché molti lo aspettavano anche dopo molti giorni, l'arrivo del parroco, magari non so, per celebrare i funerali, i battesimi, i matrimoni, ricordo bene, oppure ecco, c'è qualcosa che devi aggiungere su questo? Noi abbiamo tutta una C'era la radio, hai fondato una radio, no? mentalità L'armata è quella differente. della radio. I funerali li fanno loro, che il padre fa il funerale dove? Se uno muore a 20 ore di nave, come vai a fare il funerale? Quando è sepolto, no. Quindi questo stato di funerale non No, legge, no, ad eccezione del centro che tu vai in casa. Vinci il corpo, poi te ne vai e loro vanno a portare al cimitero, tutto così è. Sì. Se muore un padre, muore una suora, allora si va in cattedrale, si va tra solenne come in Italia, capito? Ma la gente semplice non gli sta, non è tradizione. E il padre non arriva, non arriva. Pensa che a Nyamuntà le comunità non esistevano, e non esistevano. Noi abbiamo trovato la gente sulle rive dei fiumi e dei laghi. Io parlo di Nyamuntà che è un rio, un fiume, Sì. affluente del rio dell'Amazzone, Nyamuntà, che ha dato il nome anche al comune e anche alla parrocchia. Si chiama Nyamuntà sia il fiume, sia la parrocchia, sia il comune. Allora, noi andavamo a trovare con la barca. La barca lenta, no? E in alcuni punti si doveva andare con una barchetta a remo, altri punti si poteva andare a piedi, altri punti si andava a cavallo per arrivare dove si voleva, dove indicavano, perché tu non conoscevi. Portavo con te qualcuno, un cristiano un po' impegnato, e ti diceva: guarda che lì a quel punto ci sono una quindicina, 20 famiglie che stanno sulla riva, sono pescatori, coltivano un po' le rive per qualche cosa, per il grano turco, per i fagioli, eccetera, per vivere, no? Pescano e mangiano quelle cose. E allora ci andiamo lì, e arriviamo sul luogo, la gente si curiosisce e vede un uomo bianco, diciamo, ma anche loro sono mezzo bianco, no? Ma capiscono subito che è straniero. E allora dice: no, quello è un missionario. Ah, missionario, sì. Allora si affollano e quindi si domanda, si fa una riunione. Dice: ma voi non volete qui costruire una vita comunitaria, una specie di villaggio? Perché noi possiamo aiutare a fare una cappellina, a fare una baracca, a mandare qui un catechista, una catechista per voi, insegna ai bambini, facciamo così così, si entusiasmano, perché loro avevano anche sentito parlare di altrove, di queste cose. E quindi si formava la comunità. Allora vediamo che santo ci mettiamo. E loro sceglievano un santo. Ah, io, uno diceva: io voglio la Madonna, io voglio San Giuseppe, io voglio San Francesco, e così. E quello che prevaleva rimaneva come patrono. Allora, la comunità si chiamava col luogo geografico esistente più il nome del santo. E qui cominciamo. Quindi ne abbiamo fatte di queste comunità chiamate comunità di base, la base della parrocchia, la base delle comunità. Quindi ne abbiamo fatto una trentina.
Ma non solo io sono andato con padre Gabriele per 2 anni, ho seguito i passi suoi, Gabriele. E poi anche per mangiare, dice, allora, ti piace il pesce? Sì, mi piace. Che altro ti piace? Guarda, io mangio tutto, perché se io non mangio è meglio tornare in Italia, che faccio che muoio di fame? No, perché qualcuno si portava anche le lattine del Simmental, ma vai, lasciamo stare. Allora io ho cercato, o mangio tutto o me ne torno in Italia. Ecco. Ecco, parlaci un po' di quello che mangiate, che cosa mangiate, di qualcosa di particolare che per noi magari. Noi che mangiavamo? Ti facevi il pesce, pesce bollito, pesce fatto al forno, fritto, sulla brace, Ah, si eccetera. mangiava pure allora, si Eh? mangiava bene Sempre, tutti ci mangiavano bene, io che sono andato là, pesavo 90 kg, alla fine sono arrivato a 45 kg e mi mangiava bene. E va bene, allora il pesce, poi c'è la mandioca, qui si chiama manioca, la manioca che è estratta da una patata, e non mi metto a spiegare perché è tutto un processo. Poi c'è quella, poi qualcuno aveva dei fagiolini, quei fagiolini della spiaggia. Noi i fagiolini nostri che sono un po' nutrienti, piccolini, bianchi, eccetera, ma sono fagiolini che li mettevo assieme alla manioca, che quando tu la manioca è dura, quella ti può spezzare anche i denti, per dire, tu la metti sul pesce che è umido perché là è stato cucinato, oppure sui fagioli cotti, diventa molle. E allora tu mangi, e mangi con loro, capito? Poi c'è la frutta in abbondanza, la frutta amazzonica, banane e altre cose, no? Mammon e manga, e c'è tanta, tanta frutta, tanta frutta. E quelle si mangiavano così. E loro preparavano da mangiare, mettevano sul tavolo da mangiare e ci si accostava al tavolo per mangiare, però non mangiavano assieme a noi. Loro rimanevano a guardare che noi mangiavamo, rimanevano a guardare che mangiavamo. Io, ma scusate, mangiamo assieme, no? No, non ci stavano perché noi, beh, eravamo stranieri, eravamo missionari, ma chi si dava le arie? Nessuno, noi cercavamo di essere uguali a loro, ma purtroppo. Ma era una forma di rispetto allora quella di lasciarvi mangiare da soli? Era Sì. rispetto oppure era una forma di diffidenza? Che cos'era? No, Era una forma è di tradizione, in ospitalità. Brasile è tradizione, che una famiglia che avesse organizzato, anche gli italiani che arrivavano, no? Si organizzavano, i servi, gli impiegati loro, non mangiavano, preparavano, tutti se ne andavano in cucina. Quando avevano terminato il padrone con la famiglia, entravano anche loro a mangiare, capite? Insomma, tutta una storia culturale differente. Che vuoi fare? Però poi si arrivava, dopo anni si è arrivato a mangiare assieme, il tavolino lungo e ci sedevo io, altri, e tutti qua attorno e si mangiava. Ma ce n'è voluto, capito? No, ce n'è voluto. Questo di mangiare. Allora noi abbiamo formato queste comunità di base. Abbiamo offerto a loro la possibilità di sviluppare un po' lo studio, perché quando hai saputo che mettevi tu un insegnante, che poi erano maestre e maestri laici chiamati, che avevano studiato fino alla quinta elementare, che tu li ritrovavi, chi da Manaus a 800 km veniva giù per mettersi in una baracca un professore laureato, formato, diplomato. Quindi quelli che avevano studiato fino alla quinta elementare, noi li preparavamo perché chiedessero, perché la quinta elementare a quel tempo valeva la terza media. E io mi ricordo che mio padre ne sapeva più di noi che andavamo alle scuole medie, ne sapeva, e non avevo studiato fino all'università. Ma va bene, quindi che devo dire? Lì abbiamo cominciato a fare queste comunità, una trentina, però si dovevano raggiungere sempre con la barca. La barca in genere abbiamo avuto una barca a motore che si chiamava Tartarughe per quando era veloce. Grazie.
Ce l'aveva dato il vescovo, capito? Andate là, alla barca. E quindi noi abbiamo imparato a guidare e a fare manutenzione della barca. Noi non avevamo una guida soltanto perché a volte non sapevamo dove andare per raggiungere i luoghi, ma non perché fosse necessaria la barca. Noi stessi, io e il padre Gabriele, i primi 2 anni sono stato con lui, poi sono stato gli altri anni da solo. E allora siamo diventati comandante, mozzi, tutta quella roba là che ci vuole nella barca. E quando si va nel fiume che c'è l'erba galleggiante e l'erica prende l'erba, tu ti devi buttare giù, andare giù e tirare l'erba dall'erica e poi spostare la barca in modo che possa uscire dal luogo e riprendere il cammino. Oppure girare. E rischi ce ne sono durante questa operazione? Oh. Rischi, pericoli ce ne sono durante queste operazioni, anche durante questi spostamenti, pericoli per la salute, diciamo, per la vostra incolumità, ne avete incontrati? Sì, tu salti in acqua, quando esci fuori c'è sangue sulle spalle. E poi devi stare attenti perché ci sono i coccodrilli, perché ci sono i serpenti, e bisogna stare attenti ad avere gli occhi aperti, e ce l'hanno più aperti i locali. Certo, hanno l'istinto di sapere quando c'è un animale pericoloso e noi non ce ne accorgiamo. Ci fa, sta attento, guarda là che c'è, guarda lì. Per esempio, tu accostavi la barca sulla riva, mettevi la tavola, si scendeva, e perché a un certo punto poi si è sviluppata, insomma, l'attività, portavamo con noi alcuni catechisti, donne, uomini, giovani, perché ci aiutassero nella missione, perché tu arrivavi, uno prendeva i giovani, uno prendeva le donne, uno prendeva gli sposati, e poi le confessioni, poi tutta la preparazione. Poi il giorno dopo c'era la messa, i battesimi, il matrimonio, eccetera, no? Allora, in questa attività uno da solo diventa pazzo, quindi ci sta, si portava sempre qualcuno che aiutava, eh? Ancora. E allora, quindi quando noi viaggiavamo si scendeva dalla tavola lunga, sì. 5-6 metri, si portava a terra ferma, sulla sì. terra, dall'acqua sulla terra. Arrivati là tu andavi su, poi ritornavi indietro per dormire nella barca, perché la barca è una casa fluttuante, ci si mette le amache, si appendono, se tutti quanti si dormono dentro. Che la barca c'è anche la cucina, c'è la doccia, c'è tutto, che con l'acqua sopra, in alto, sulla tolda, no? In alto, fuori, che noi poi con... prima era con secchi che si prendeva l'acqua dal fiume e si buttava dentro. Poi abbiamo messo il motorino che la buttava su l'acqua. Allora avevamo l'acqua lì, avevamo tutto sistemato, il gabinetto, tutto come la casa, tutto l'anno. E arriva, quindi si stava lì e quando si tornava indietro, la sera, di giorno era più facile, la sera tu tornavi indietro e dovevi passare su quella tavola. Ma tu non sapevi su quella tavola c'era un serpente o non c'era. Se c'era perché, sotto. Perché a buio Se c'era l'antenna, vai con l'antenna, vai su. E mi ricordo che una volta, che mentre andavo su, metteva la mano su per salire, no? Per appoggiare. Guarda, fermo, che c'è un serpente. Loro lo vedono subito queste cose. Non dico che sono miracoloso loro, però li vedono più di noi. Fermo, non mettere la mano là che c'è un serpente. Allora bisogna fare in modo che il serpente vada via, per poter entrare dentro, e così via. Sono cose, insomma, della vita. La vita è sicuramente durissima, è molto più difficile, specialmente per noi occidentali, per noi europei. Poi ci si adegua poi, ci si adegua. Era un abito comune. Poi quando arrivava a un certo punto diceva, ma tu per andare là non ci puoi arrivare, perché? Perché c'è solo anche qui trino, e allora come si va a cavallo, grazie a Dio. Io ho imparato a andare a cavallo con mio nonno che aveva un lavoro di cavalli di trasporto,
e quindi quando veniva a casa io andavo a cavallo. Allora mi sono ricordato che io sapevo andare a cavallo e allora queste cose non si dimenticano, sapete. E poi, quindi si sono formate le comunità, poi piano piano si è fatta la prima elementare, la seconda, la terza, si è arrivata alla quinta elementare, se abbiamo fatto, beh, ma dopo 50 anni. E anche ci sono le scuole medie in alcuni villaggi adesso, che prima non c'erano. Questo nei villaggi, sto dicendo così, ma in generale i villaggi. E poi invece andiamo da, abbiamo fondato, ho fatto la chiesa nuova dell'Assunta. La chiesa dell'Assunta. Ecco. Dell'Assunta, poi la chiesa di Sant'Antonio. Nel Rione Nuovo si è fatta la chiesa più bella di quella dell'Assunta. E quella di Gnamondà, perché Gnamondà non è grande, due chiese sono sufficienti, no? Io ho fondato il primo grado e il secondo grado, io sono stato insegnante di inglese e di filosofia e di religione, perché non c'erano insegnanti, non venivano da Manaus, qualcuno. Io ne ho portato tre ragazzi di 18 anni, ne ho portato da Manaus a Paradiso. Arrivano lì e volevano il giorno dopo andare via. Allora dico, no, voi rimanete qui, io vi faccio venire a mangiare da me. Il colazione, pranzo e cena, fin quando si organizza tutto. E quello poi piano piano è andato. E uno è vivo ancora, e si chiama Selina, non muore, sta a Paradiso, sposato con un veterinario di Belè. E io mi ero condotto queste cose, ma come si fa? E allora, quindi lì ho fondato il primo e il secondo grado, cioè la scuola fino alla quinta elementare, poi i 3 anni, 8 anni, 8 anni, e poi le magistrali, quindi quando insegnavo filosofia, eccetera, 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 ma per non allungare. E allora, e mi hanno dato pure la cittadinanza di Gnamondà, io sono quindi, cittadino onorario di... Io hanno intitolato una via di Gnamondà, Padre Bento, perché io quando sono andato a Gnamondà mi hanno cambiato il nome, Benito in Bento. Bento, suona bene. È la stessa cosa, esatto. Solo che è portoghese, Benito, portoghese, Bento. E oltre, diciamo, agli istituti scolastici, alla formazione, diciamo, di base, ci sono anche dei centri di accoglienza che avete realizzato. Andiamo da noi, stavamo agli inizi lì proprio. Andiamo da io, ho fondato le scuole, ma noi abbiamo formato i dirigenti, leader in inglese, come si capisce. I dirigenti delle comunità. Abbiamo fatto decine, decine, anzi centinaia di corsi di formazione nell'interno. Si riunivano 10-15 comunità e si faceva i corsi. E quindi corsi di formazione, esercizi spirituali di 3 giorni, ritiri per uomini separati, per donne, per giovani, eccetera. E non riesco a dire tanto di quelle cose che abbiamo fatto, che io stesso adesso rivedendo il tombo. Lei non sa che cos'è il tombo. No, il tombo è la cronaca che si fa per legge di diritto canonico nel luogo dove si lavora, sia la responsabilità che il rettore, che il parroco, che il superiore deve fare quella cronaca. Una sorta di rapporto. No? E allora il tombo, nel tombo dice scritto queste cose. Detto, io ho fatto la fotocopia e me lo so portare prima che si perdesse. E da lì dobbiamo trarre spunto per la biografia, no? E quello non so, è biografia. Io faccio la cronaca. La cronaca. Sono comunque, chiedo scusa. Allora. Sono comunque, diciamo, prove, testimonianze concrete, no? Sì. Che poi, ecco, gli scandali di cui si faceva prima accenno, tutte le cose negative che circondano, la nomea negativa che circonda, poi insomma rappresentano una parte della realtà, ma poi c'è anche tanta, tanta parte della Chiesa, tanti uomini e donne che
si spendono concretamente e vivono veramente quella fede di cui si fanno portatori, no? Perché solo parliamo solo delle cose negative, voi siete la testimonianza concreta che poi la Chiesa è arrivata e ha seminato tanto bene, talmente tanto che poi, ecco, poi tornano a distanza di anni, hanno un buon ricordo del lavoro che voi avete fatto, insomma i frutti ci sono e sono anche positivi, questa è la cosa fondamentale, perché poi, ecco, quando si parla di Chiesa spesso prevale l'albero che cade, non la foresta che cresce, questa è una cosa che va sottolineata sempre, però spesso ce lo dimentichiamo. Ecco. Io voglio aggiungere. Sì. Allora, no, la cosa bella di Padre Benito è proprio questo, che lui rivive realmente, i suoi occhi brillano quando parla dell'Amazzonia, è talmente profondo il legame che hai con l'Amazzonia, che anche quando sei stato costretto ad allontanarti, il tuo pensiero era ritornare subito lì, hai fatto di tutto per ritornare lì. No, è una cosa... Sì, sì, ma allora, poi sono arrivate le suore dell'Immacolata, non so se li conosce, no? Missionari dell'Immacolata. Sono tanti, e sono le prime, e allora sono arrivati lì e abbiamo fatto l'asilo. E loro con l'asilo prendevano i bambini pure, ma che bellezza quei bambini. Quindi noi stavamo proprio di mandato con tutti quanti, con le famiglie, con la gente, e la gente ci voleva così bene che era tutta una famiglia, era, si può dire, era tutta una famiglia. Quindi con le suore sono migliorate anche le attività pastorali, perché io con le suore e con le donne ho lavorato sempre, sempre d'accordo, sempre in comunicazione, perché ci sono quelle che fuggono le suore, che fuggono le donne, i preti che le fuggono, però le chiappano di fuori, va bene. Allora, però intanto l'esperienza brasiliana in generale sembra che stia ispirando novità nella Chiesa, poi magari fate fare, hai sentito dire di questa cosa? Ispirato come? Adesso si sta l'esperienza dei brasiliani, dei missionari come te in Brasile, a contatto anche con quelle bellezze brasiliane che affascinano, diciamo, il sesso debole, che poi saremmo noi fatti. Sì, sì, va bene. Sembra che stia ispirando alcuni documenti della Chiesa nell'aprire addirittura ai preti sposati. Ecco, allora io voglio dire questo, che le prime si ammiravano come io riuscissi a lavorare con le suore, e il vescovo era contento con le suore, che tutti i programmi che facevamo assieme e li portavamo assieme, andavamo assieme sulla barca, andavamo a visitare assieme quando sono arrivate. Tanto che quando c'è stata un'assemblea del PIME in Brasile a Rio de Janeiro, tutti i missionari siamo andati a Rio de Janeiro per questa assemblea, a me mi incaricarono di fare una relazione di come io riuscivo a lavorare con le suore e con le donne. E io ce l'ho scritto questa relazione, la feci scritta, la lessi e poi me la sono tenuta. E ce l'ho qui. Conservata. Materiale per la biografia. Materiale per la biografia. Vedete, come noi eravamo aperti. E erano donne, erano ragazze. Adesso era pericoloso, sì. Io volevo chiedere, sapere le adozioni e tutte quelle cose lì che... Quello è brutto dopo. Perché altrimenti non riusciamo a raccontare 50 anni di esperienze in Amazzonia o in Cina, e non è una cosa semplice da sintetizzare. Ecco, dobbiamo anche un attimo, anche per cercare di coinvolgere la platea che ci ascolta, gli ischitani che vogliono in qualche modo dare una mano a queste missioni, far capire come possono essere anche loro protagonisti di questo impegno missionario. Tu, insieme ad altri amici ischitani, Luciano Giuseppone, alcuni sacerdoti di Ischia, sei stato animatore di decine, di forse centinaia di adozioni a distanza che si sono poi consolidate nel tempo. Ecco, questo è un modo per
coinvolgere anche chi è lontano, che magari le sta comodo di casa sua, può fare tantissimo, ha fatto tantissimo, può continuare a fare tantissimo. Anche lì in Cina magari ci sono queste esperienze che andrebbero fatte conoscere di più. Sì, certo, sono due mondi completamente diversi. Quello esotico è sempre bello, affascinante. Sì, sì, sì. Sono tutte e due belle. Infatti le missioni di solito si pensa appunto a un mondo come ha descritto un po' il padre Benito, e come dove lui è vissuto. Quando si pensa invece magari a Hong Kong, o almeno la missione di Hong Kong, la diocesi di Hong Kong, è tutta completamente diversa, perché uno va lì e deve alzare sempre la testa e vedere i palazzi di 50, certo. 70, 110 piani, è tutto un mondo diverso. C'è acqua attorno perché sono tante isole, isolotti, però è un paese, direi, è una metropoli Hong Kong, 7 milioni e mezzo di abitanti in un pochissimo spazio, su 1050 km quadrati. Quindi non so Ischia quanto ne ha, probabilmente 46. E quindi, però è un posto molto piccolo, però 7 milioni e mezzo, e siccome lo spazio non c'è per tutti, si va in alto, tanto il cielo è abbastanza lontano, no? Il tipo di lavoro ci sono anche lì, abbiamo anche portato avanti, non io personalmente, ma un altro mio confratello, le adozioni, ma più in Cina, all'interno, che non proprio a Hong Kong. A Hong Kong forse ce ne sono alcuni. Ce ne sono alcuni, sì, anche gruppi di adozione, ma soprattutto all'interno, perché c'erano appunto disabili, persone con handicap che non riuscivano a sopravvivere, o perché le famiglie erano povere, o perché avevano bisogno di diversi aiuti, e lì si è adottato questo sistema di adozione a distanza. E sono stati tanti anche che hanno aiutato, hanno dato il loro contributo, con una diciamo chiarezza anche di gestione e di amministrazione, perché sono cose molto delicate. Quando uno dà soldi, certo, vuol sapere dove vanno a finire e come li usano, eccetera, perché altrimenti, e questo penso che è stato fatto abbastanza bene, almeno da quello che conosco lì nella nostra diocesi della missione di Hong Kong e della Cina. Poi non so di altro. Bene, no, io credo che la chiacchierata sia stata sicuramente molto molto affascinante, ricca di spunti, e soprattutto ci ha aiutato a chiarire problemi anche vastissimi, sì, sì, sì. Abbiamo affrontato dall'attualità politica della Cina, quella ecclesiale, quindi non è semplice sintetizzare, però abbiamo, spero, dato un'idea di quello che è il lavoro sul campo, perché molto spesso vediamo la missione come qualcosa, o le missioni come qualcosa di lontanissimo, che non ci coinvolge, e che spesso, ecco, ma chi sono poi realmente questi missionari, cosa fanno, come vivono, come provano a calarsi nelle realtà che incontrano, non è una cosa che, ecco, si può improvvisare. Voi poi avete fatto riferimento addirittura a tradizioni secolari, eccetera, da problemi che sono stati, ecco, piano piano affrontati e spesso risolti con grande efficacia. La cosa su cui forse possiamo chiudere, ecco, in che modo possiamo stare vicini, in che modo si può partecipare alle vostre missioni, se c'è un modo, se ci sono, ecco, possibilità di, per esempio nel caso di Padre Benito, di continuare le adozioni a distanza, piuttosto che, non so, le attività che si possono sostenere del PIME in generale. E io per Hong Kong posso dire che l'aspetto economico è stato secondario, molto secondario per me. Non ho mai chiesto niente, perché l'essenziale, diciamo così, c'è stato, almeno nel periodo in cui sono arrivato io, c'era anche un aiuto dalla Caritas tedesca, e altri aiuti arrivavano. Io personalmente non sono mai entrato direttamente in questi aiuti economici, certo casi particolari che conoscevamo,
che cercavamo di aiutare. Però vorrei un pensiero finale, vorrei dire questo, forse l'aiuto più importante è quello di cambiare un po' la nostra mentalità nei riguardi degli altri, che può essere il Brasile, ma può essere anche la Cina. Si sta camminando, io vedo, ho visto 40 anni e più di presenza in Cina, ho visto il cammino che si è fatto sia a Hong Kong e sia soprattutto anche nella Cina interna. È il cammino lungo, faticoso, doloroso, ma si sta camminando. I rapporti a cui si è arrivati oggi con il presidente Xi Jinping, il Vaticano, eccetera, erano impensabili. Impensabili anni fa, adesso piano piano si sta camminando, quindi anche l'Oriente e l'Occidente si stanno avvicinando, solo che noi a volte giudichiamo l'Oriente o la Cina con la nostra mentalità, con i nostri criteri anche di storia, una storia che abbiamo già vissuto noi, ma ce la siamo dimenticata. Io poco fa dicevo la questione anche del il governo che vuole dominare e comandare anche in chiesa, ma è la storia che si è già verificata nel nostro continente europeo, è già stata affrontata e noi adesso l'abbiamo superato perché abbiamo raggiunto una certa, diciamo, maturità in questo, sotto questo aspetto, però la dimentichiamo questa storia e adesso giudichiamo la Cina che vuol fare in questo modo come qualcosa di estremamente strano o inconcepibile. Sta facendo il suo cammino e si è passato da una netta condanna magari della Chiesa eccetera, adesso a un riavvicinamento e anche un aiuto. E non dimentichiamo anche che il governo stesso, nonostante tutti i difetti e quello che ha ancora adesso, però sta dando, io non voglio fare l'elogio del governo cinese assolutamente, ma per dire che si sta camminando e dobbiamo anche rispettare questo cammino, avere anche un po' di pazienza, perché il cammino che si fa nella società non si può cambiare da un momento all'altro e raggiungere la meta solo in quattro passi. Quindi l'aiuto che si chiede, è chiaro che io dico la preghiera è indispensabile, l'aiuto anche economico dove necessario è molto importante, ma soprattutto l'amicizia. Il Matteo Ricci insisteva molto su questo tema dell'amicizia. Cioè sentire l'altro, un amico con cui convivere, dicevo ultimamente il Papa Francesco, che l'altro non è un nemico da combattere o da eliminare, ma è una persona con cui convivere e andare avanti e volersi bene. Quindi se noi anche nei confronti degli altri paesi, degli altri stati, soprattutto per un missionario che va lì, io non vado lì a combattere, vado lì a vedere, a cercare di capire come stanno vivendo queste persone, la cultura che hanno, perché hanno tantissimi valori che noi qui non abbiamo più o non abbiamo mai avuti, mentre lì ce l'hanno. E allora vedere questa cultura in cui ti inserisci, quello che c'è di positivo, e in questo positivo, in questa cultura inserire il messaggio evangelico, cosa che ha sempre cercato di fare appunto da Matteo Ricci già per periodo e ancora oggi. Non portare il cristianesimo europeo occidentale in Cina, ma prendere Gesù Cristo, spogliarsi di tutti i vestiti nostri occidentali e presentare un Gesù Cristo che si può inserire nella loro cultura. E questo è quello che voglio. Che se io presento il mio cristianesimo europeo dove sono nato, lo presento e lo pretendo che loro facciano come facciamo noi, penso che non è giusto e non è rispettoso, e loro lo rifiutano, e giustamente, lo farei anch'io. Quindi tu presenti Gesù Cristo, non presentare i tuoi modi di fare o di vivere di europei, ma presenti Gesù Cristo così com'è e vedi che loro lo accolgono e lo capiscono anche. Bene, grazie a Padre Franco e Padre Benedito. Ringrazio gli amici in ascolto, mi scuso per qualche imprecisione, l'appuntamento è ad altri speciali di Ischia Reporter Tele Ischia con Ischia Terra di Missioni, Ischia Ponte verso le Missioni. Grazie e a risentire.